Amici di Sanpei, buongiorno a tutti! Oggi proveremo un'altra tecnica. Oggi voglio provare con la bombarda. Voglio vedere come andrà a finire. Dai, noi ci proviamo, ragazzi! Vai! Allora, ragazzi, oggi proveremo, come ho detto prima, con la bombarda. Naturalmente questa è una bombarda autocostruita, molto semplice. Come potete vedere anche dal mio video, come costruire una bombarda. Ho legato in fondo una microgirella, naturalmente ci ho messo una perlina a salvanodo e uno svolazzo di un paio di metri, al quale ci ho legato una imitazione di un lombrico un po' in silicone, al quale ci ho messo due ami, uno in fondo e uno in vetta. Bene, cominciamo a pescare, vediamo cosa succede, ragazzi. Naturalmente sto provando con la mia cannina che io ho definito filosofale, come potete vedere. Voglio vedere come risponderà anche con la bombarda, ok? Vai, ci proviamo! Comincia a pioviscolare, non viene rinunciare. Ragazzi, la passione per la pesca è tanta, però quando arriviamo sul posto e le condizioni del tempo non ce lo permettono, c'è poco da fare. Ho provato con la bombarda, ho fatto diversi lanci, ma niente. Adesso sta pioviscolando. Proverò l'ultima chance, affondo a drop shot, vedete un piombo sul fondo, a una quarantina di centimetri un amo, e proverò a innescarlo col gamberetto. Vedremo cosa succederà, ok ragazzi? Qui, guardate ragazzi, un sarago preso con il gamberetto, montatura drop shot. Come potete vedere, vedete il piombo sul fondo e un amo a 40 centimetri. Guardate bellino che sarago. Ciao bel sarago. Sta piovigginando, tipo nebbia, ci si bagna piano piano senza accorgersi. Vedrò cosa posso fare. Comunque, vicino qui agli scogli, non è andata male, ha boccato subito un saraghetto al gambo. Io continuo, ragazzi, dai! Guardate qua ragazzi, un bel pacello! Avete visto ragazzi? Ciao pacello! Già ragazzi, avete visto ragazzi, anche un pacello, un sarago e un pacello. Dai ragazzi, ci riproviamo! Ragazzi, l'acqua sta rinforzando, mi sa che ora smetto.
Proverò magari in un altro momento. Eccolo un altro, ragazzi. Oh, è un sanago. Ecco qua. Guardate bellino che sarago, ragazzi. Ciao saraghetto. Avete visto, ragazzi, con il gamberetto? È micidiale, ma voglio farvi vedere la mia montatura. La montatura drop. Una pallina piombata in fondo e un amo senza bracciolo. Vedete? Legato direttamente sulla trave. Così la beccata è subito avvertita. Sta a noi rispondere in modo corretto. Ragazzi, in questo momento meno male vi sta smettendo di pioviscolare, eh? Quindi continuiamo la pesca. Vai, ragazzi! Un altro bello, ragazzi. Mio padre di scivola. Ecco qua, ragazzi, guardate che bel fagellino. Ciao fagello. Come si dimenava, ragazzi, che aveva furia di andare via, ma io l'ho liberato subito, ragazzi. Avete visto? Due saraghi, due fagelli. Montatura drop short, un piombo molto leggero, sarà qualche grammo, non di più, o va bene così. Sta ricominciando a piovere, ragazzi, ci fa soffrire. Finché non diluvia noi ci rimane, ragazzi, vai. Ragazzi, l'ho perso, aveva agganciato ma l'ho perso, tanto. Ecco qua, ragazzi, un altro pesciotto. Ora si slama, ragazzi. Ecco qua, guardate qua, ragazzi, alle pinne gialle. Questo deve essere un sarago sparaglione. Ciao sarago sparaglione. Oh, meno male, ragazzi, sta uscendo fuori un po' di sole. Vai, continuiamo a pescare. Ragazzi, se vi ricordate, all'inizio del video ero partito per pescare con la bombarda. Però bisogna sapersi adattare alle esigenze dello sport. Con la bombarda non funzionava, quindi è inutile insistere. Sentite i gabbiani come sono festosi. Forse vengono a salutarmi, ragazzi. Quindi, come vi dicevo, ragazzi, conviene adattarsi. E ho provato subito a pescare a drop shot sul fondo. E vedo che sta funzionando. Quindi, ragazzi, cosa voglio dirvi? Quando una cosa non funziona è inutile insistere con quella. Conviene sempre adattarsi a un altro genere e provare, eh? Vai! A dopo, ragazzi, si riprova ancora! Basta lanciare! Tenere il filo in tensione e quando si sente vibrare ferrare, sperando che il pesce ama la mombocca. Depistiamo, ma non c'è rimasto niente. Ragazzi, il tempo non è dei migliori, va e viene, un po' di sole, un po' di nuvole, un po' d'acqua, ma i pesci, ragazzi, stanno, lo sentono il cambiamento del tempo, non stanno mangiando bene. Va bene, ci proviamo ancora, ragazzi. L'importante è sempre essere qui con la canna a mano, sugli scogli, a tutt'aria.
Senti, aria di salmastro c'è qui, viene a respirare quest'aria, le ci fa buono. Senti, ah? Ragazzi, io tiro a pescare, altre sono venuto apposta. Se si pigliano, si pigliano, se non si pigliano, come sempre, ragazzi, si pigliano più belli la prossima volta. Comunque stanno mangiando male, ragazzi. Si prova ancora, vai. Si mette un bel boccone. Ragazzi, sembra incredibile, ma le peccate con il gamberetto sono cessate. È aumentata però la marea. Non vedo più beccate. O è arrivato qualche predatore, oppure, boh, non lo so. Comunque sto provando, voglio provare un po' a spinning. Con questo cucchiaino ondulante da me autocostruito. Vedremo come va a finire, ragazzi, ok? Vai, ci provo. Ragazzi, è incredibile come cambia la corrente. Adesso mi arriva il vento in faccia. È cambiato tutto, non sento più nemmeno una toccata. È pazzesco, ragazzi. Ma questo, ragazzi, fa parte del gioco, eh. Siamo qui a giocare, volevo stare a venire la pesca. Però la pesca non rende. Il mare sta aumentando sempre di più, ragazzi, eppure è arrivata l'alta marea, dovrebbe essere il momento migliore, è diventato peggiore. Ragazzi, si sta muovendo il mare, ogni tanto gli arriva un'onda che batte da questi scogli e ci mangia le gambe. Mi sa che conviene smettere. Comunque, vediamo un po', va, ragazzi. Ma che onde, ragazzi! Di meglio scappare, ragazzi! Se continuano così, tra un po' si fa il fango, allora, tutte le gambe bagnate! Ragazzi, bisogna essere sportivi! Bisogna sempre accettare il responso della sessione di pesca! È incredibile, ragazzi, in condizioni di bassa marea abbiamo cominciato a prendere subito, avete visto, dei saraghi, dei pagelli con il gamberetto, e ho detto sta a vedere ora quando arriverà l'alta marea quante ne prenderò. Invece le condizioni del tempo sono peggiorate, piovigginava, ora ha cominciato a creare anche il vento, arriva delle onde e via via che aumentava la marea gli bagnavano le gambe, quindi ho smesso, ragazzi. Però anche le battute negative ci insegnano tante cose. Per esempio, se un'altra volta ritornerò sul mare e vedrò le stesse condizioni, io è un pesco davvero, no, ragazzi? Che dite voi? Quindi, ragazzi, tutto ci insegna, ogni battuta ci insegna qualcosa. Ragazzi, concludo il video dicendovi, siamo vicini a Natale, ragazzi, fra un po', quindi vi faccio un anticipo i migliori auguri di un felice e sereno Natale. Ragazzi, quello che conta è passare del tempo tranquillo in casa con la famiglia. La pesca è soltanto un hobby, uno svago, ok, ragazzi? Poi ne approfitto anche per salutare tutti gli amici di Sanpei che si trovano sia su Telegram e su Facebook. Siete dei gruppi veramente fantastici, ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, perché si impara tutti tantissime cose. Ricordatevi, ragazzi, nessuno insegna, ma da tutti si impara. Quindi, ragazzi, un grande saluto a tutti, un grande augurio di buon Natale
e ci vediamo alla prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi sempre al mio canale e tanti auguri a tutti. Ok ragazzi, ciao ciao.